rosso è un colore veramente fondamentale per questo video. Perché ve lo dico? Perché rosso è il colore della passione, dell'amore soprattutto, e in un mondo, diciamo, dove molti giovani si stanno affacciando alla lettura, soprattutto grazie a BookTok o Instagram, anche qui su YouTube, Giunti ha creato una collana che si intitola appunto Rosso. Rosso perché? Perché va a categorizzare determinati tipi di romance per ogni età. Indicativo ovviamente perché io per esempio alla veneranda età di 24 anni ho letto anche libri che dovrebbero essere per dodicenni. Che cosa ha fatto Giunti dunque? È andata a selezionare determinate letture e le ha inserite in determinati libri, quindi in determinate categorie di rosso, che si va dal rosso fragola, che è quello per i dodicenni, appunto il primo amore, il primo bacio, qualcosa di sentito, di semplice. Poi abbiamo quello un po' più avanzato, diciamo 14 anni circa, e parliamo di rosso corallo, fino ad arrivare appunto alla terza categoria, ovvero rosso fuoco, che sarebbe lo spicy. Spicy penso che comunque sia, non sia tanto spinto, diciamo, come alcuni libri che sentiamo parlare un po' su BookTok e quant'altro, ma penso che comunque sia qualcosina di un po' più spinto rispetto ai precedenti libri, comunque delle altre categorie, ci sia. È adatto a un pubblico un po' più grande. I libri che vi andrò a mostrare oggi sono più che altro della categoria dei primi due tipi, ovvero rosso fragola e rosso corallo. Perché ero molto più curiosa di andare a leggere qualcosa adatto ai più piccoli, quindi di conseguenza vedere ma effettivamente questo tipo di romance può piacere veramente a chiunque, anche se effettivamente ha un'età superiore rispetto a quello che è indicato. Quindi, facendo una sorta di esperimento, ho voluto leggere questi libri e Giunti mi ha anche assecondato offrendomi la possibilità di leggerli. Ora, prima di tutto, per chi non mi conosce, io sono Alessandra e qui sul canale parlo principalmente di libri e tutto ciò che concerne il mondo nerd. Oggi parliamo appunto di due libri romance molto molto interessanti, una collana veramente molto carina e ad un prezzo soprattutto molto sostenuto. E sì, anche amanti delle pagine colorate, sto parlando con voi perché i libri in questione hanno le pagine colorate e non un prezzo veramente irrisorio. Bene, detto ciò, prima di mostrarvi i titoli di oggi, mi raccomando di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Qui sotto in descrizione trovate tutti quanti i miei link social, sì, anche quelli per l'acquisto dei libri di cui vi parlerò oggi. E diciamo, sbirciate un po' perché trovate un bel po' di link che magari possono esservi utili. Detto ciò, iniziamo subito. Vi mostro i due titoli di oggi. Che meraviglia, che meraviglia. Iniziamo prima però con Rosso Fragola in modo tale da iniziare, diciamo, con un inizio lento e tranquillo, pacato, insomma, tra virgolette, molte virgolette. Il libro in questione è Non mi piacciono le sorprese di Iris McClimont. Allora, il costo dei libri sono di 12 euro, potete vedere anche che sono veramente molto piccoli, io li ho letti in un'ora più o meno, ovviamente in un'ora, e le pagine sono colorate. Quindi anche le copertine sono molto carine, sono molto particolari e poi mi piace tantissimo il dietro perché è leggermente in rialzo e quindi quando si tocca fa un bel effetto. Non lo so, mi piace, mi piace, mi piace. Di che cosa parla esattamente Non mi piacciono le sorprese? Allora, ricordo che questo libro è adatto a un pubblico che parte dai 12 anni. Dico parte perché io personalmente l'ho apprezzato veramente tanto. Non ho messo chissà quanti post-it, io ossessionata da tutto ciò, ma uno perché non mi andava tanto di utilizzarli sul rosso perché non si sarebbero visti, non sarebbero stati in risalto, però allo stesso tempo è una storia talmente tanto carina, semplice, scorrevole che non avevo necessità di aggiungerne altri. Quindi di che cosa parla esattamente? Parla di Lisa, che è una ragazzina molto precisa, ordinaria, schematica, deve essere praticamente tutto come vuole lei, tutto deve essere al suo posto, o qualsiasi anche l'orario, il secondo, ecco, ha calcolato anche quello. Quindi di conseguenza è stra-organizzata, stra-puntuale e diciamo che in queste 100 pagine ne succedono un po' di tutti i colori. Principalmente che è il suo compleanno, il suo fidanzatino Riccardo non può stare assieme a lei perché lui mette al primo posto il basket, infatti c'è una lista delle cose che
dei pregi e dei difetti del suo fidanzato, e quindi di conseguenza Lisa si trova poi ad affrontare un viaggio, chiamiamolo viaggio, in bicicletta insieme a Daniele, che è un ragazzo un po' strambo, tra virgolette, dice sempre quello che gli passa per la testa, diciamo, è molto molto particolare, diciamo, è tutto l'opposto, diciamo, di Lisa. Si affronta quindi questo viaggio, tra virgolette, in bicicletta con lui per raggiungere Riccardo. Riccardo che gli fa un regalino striminzito che è nemmeno dei suoi gusti, e di conseguenza poi si rende conto che cosa sta facendo esattamente, cosa prova effettivamente per Riccardo, cosa per Daniele. Quindi di conseguenza, secondo me, è stata una lettura veramente molto molto piacevole. Vi ho spiegato veramente tutta la trama perché in 100 pagine, diciamo, dire pochissimo non avrebbe catturato, diciamo, ciò che è l'essenza del libro, secondo me. Quindi posso dirvi semplicemente che è di una dolcezza unica, veramente molto semplice la lettura, non è pesante, non ci sono troppi avvenimenti, quindi succedono poche cose, ma bene, diciamo, sono lineari e poi soprattutto catturano il lettore. Ammettiamolo, si legge veramente con estrema facilità, i personaggi sono veramente molto carini, sono anche abbastanza giovani e quindi leggetelo, leggetelo, leggetelo. Bene, adesso passiamo invece al secondo libro. Il secondo libro che è un po' più particolare, un po' più passionale, tra virgolette, ma anche perché va a toccare comunque Romeo e Giulietta, Macbeth, diciamo alcune opere di Shakespeare che comunque io ho molto a cuore, e quindi ritrovarmele qui sopra, cioè io tipo ero. Di che cosa parla esattamente Sipario sul mio cuore di Rose Derimpli, se non erro, spero di averlo pronunciato nel modo corretto. Allora, di che cosa parla questo libro? Ci troviamo nel 1670 a Londra. Diciamo che era successo il finimondo qualche anno prima, c'era stato il grande incendio e una compagnia di teatro si ritrova a dover arrancare, tra virgolette, con spettacoli abbastanza noiosi, ecco, e si fa la conoscenza di un personaggio, ovvero Tom che fa la conoscenza appunto di George Kemp, che sarebbe il proprietario, tra virgolette, della compagnia teatrale. E fa la conoscenza successivamente anche della figlia, ovvero Imogen, di cui si innamora. Diciamo che di scintille ne scoppiano, però allo stesso tempo sotto c'è una piccola sottotrama, c'è un giallo, tra virgolette, da risolvere, c'è un mistero da risolvere. E quindi di conseguenza l'amore tra Tom e Imogen può essere effettivamente, cioè si può sviluppare, può avere un futuro, sì, no, forse, diciamo che di cose ne accadono. Poi Tom non è che è il più santo di questo mondo, diciamo, e a volte rubacchia perché non ha la possibilità di mangiare, di trovare sostentamenti, e quindi lo incolpano di tutto. E sono, quindi potete ben capire che, diciamo, ne succedono che ne succedono. Poi è una compagnia teatrale un po' scapestrata perché effettivamente annoia il pubblico, però poi c'è verso la fine uno scatto, anche a livello femminista, che ho apprezzato davvero tanto. Non vi svelo altro, insomma, questa sostanzialmente è la trama. Che cosa ho apprezzato di questo libro? Rispetto all'altro l'ho trovato un po' più meccanico, tra virgolette, un po' meno scorrevole, perché appunto c'erano questi sotterfugi, queste sottotrame, che pur sempre lineari e si vanno ad annodare perfettamente alla lettura, però allo stesso tempo dovete capire che non è che ci potevamo aspettare, diciamo, un mattonazzo. Quindi per quel poco che abbiamo e quel poco che abbiamo letto, per me, secondo me, anche col costo che ha, è una lettura abbastanza abbastanza piacevole. Calcolando ovviamente che ci sono dei riferimenti a Shakespeare, c'è un personaggio che si chiama William, che è un po' una rottura di scatole. Diciamo che ci sono diversi elementi che secondo me catturano l'attenzione del lettore e, perché no, li fanno passare anche quell'ora in maniera totalmente tranquilla. Quindi poi di certo la storia tra Tom e Imogen vi farà sicuramente innamorare, vi giuro che non ve ne potete pentire. Bene, detto ciò, questi due libri sono della collana Rosso, a me manca da leggere soltanto Rosso Fuoco, spero di leggerlo e di acquistarlo il prima possibile.
Io spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto scoprire o magari convinto ad acquistare questa collana. Fatemelo sapere nei commenti se magari vi ha incuriosito uno dei due titoli o tutti e due, o magari avete acquistato altri dei titoli proposti dall'Aggiunti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!